Marco, è da poco terminata questa riunione tecnica. Il tema più importante che ha affrontato con gli istruttori dell'Olmo Ponte, qual è stato? Ma intanto lasciami ringraziare Olmo Ponte per l'invito e per questa nuova collaborazione. Sicuramente quello che noi vogliamo portare è un metodo di lavoro che possa mettere al centro del progetto il bambino, non i gruppi squadre o la vittoria a tutti i costi. Ogni bambino ha bisogno di attenzioni particolari, sia dal punto di vista pedagogico, quindi le aree formative, tecnico, coordinativo, sono tante le aree di intervento. Quindi vogliamo che gli istruttori seguano un percorso condiviso e che sia soprattutto condiviso da loro nella crescita del bambino. Ho avuto modo di seguirla comunque la sua conferenza stampa e mi è piaciuto, sia quando ha Grazie. affrontato il tema dei giorni di allenamento, che non possono essere due, ma soprattutto quando ha detto che il bambino quando arriva deve avere quei 10 minuti, quel quarto d'ora per lui, proprio per, come dire, liberarsi. Esatto, bravissimo, perché un bambino quando si alza la mattina. Da quando si alza la mattina c'è sempre qualcuno che gli dà dei diktat a che ora si deve alzare, la colazione, la campanella che suona. Se arriva a un campo alle 3, alle 4 di pomeriggio e trova l'istruttore che gli dice da subito cosa deve fare, rientra in un contesto in cui deve operare attraverso predisposizione di qualcun altro. Invece il campo deve essere un momento di gioia, di allegria, di divertimento. Lui deve arrivare qui contento perché sa che giocherà e si divertirà. Il percorso, il progetto, insomma, porta a termine che il bambino deve essere autonomo, gestire la sua formazione, il suo modo di stare in campo e il suo ruolo. Bravissimo, l'istruttore deve essere il corollario di questo, non deve essere l'attore, né lui né il genitore. Il bambino deve imparare a risolversi i problemi da soli e il campo è, e lo sport, il calcio è uno, diciamo, qualcosa che serve a questo, perché in un campo di calcio bisogna scegliere una soluzione rispetto a 20 che si prospettano durante un'azione. Più rendiamo indipendenti i bambini, più avremo fatto degli atleti pensanti, che è quello poi che è l'obiettivo del nostro metodo. L'Olmo Ponte comunque ha bisogno di questi suggerimenti se vuol dare la svolta, se vuol fare il salto di qualità. Però per quanto riguarda voi, no, dopo questo primo incontro, quali sono le vostre aspettative? Allora, intanto, come ho detto, ho trovato una società assolutamente organizzata, fatta da persone per bene che hanno a cuore il bene dei bambini. Questo è l'aspetto più importante. C'è passione. C'è voglia, perché con le scuole calcio non si arricchisce nessuno. Quando uno fa, si ha a che fare con i bambini, si fa il 99% per passione. Il nostro indirizzo sarà quello di seguire le attività, di venire qui a fare delle valutazioni, di essere a disposizione dei tecnici per costruire un percorso educativo e tecnico che possa portare alla crescita degli allenatori. Poi, se c'è un bambino bravo tra questi che ha delle abilità nel calcio, sapremo aspettare i suoi tempi e sapremo farlo vedere a chi di dovere. Grazie e buon Grazie lavoro. a voi. Grazie.